Io mi sono iscritta penso 11 anni fa perché mia figlia, che ha 14 anni, frequentava i corsi di inglese qui all'American Corner. Ho sempre, diciamo, la testa per andare al cinema e poi faccio parte del gruppo del book club, qua sempre organizzato all'American Corner, che prevede, diciamo, la lettura di libri, c'è un programma, diciamo, di lettura di un libro al mese e poi un incontro, prima era qui presso la sede, adesso è su Zoom, per discutere sui libri, diciamo, sui libri che si è letto. Prima, quando si poteva fare di presenza, cioè era compreso, diciamo, cibo e vino, possibilmente, quindi erano pure degli incontri così conviviali e simpatici. Denise, che è qua dell'associazione, mi ha chiesto, diciamo, di partecipare a questo progetto in collaborazione con l'ICS, sì, che è l'Ufficio Rifugiati ONLUS qui di Trigonzetti a Trieste. Trattava di incontri con delle signore, diciamo, di questo istituto. E svolgere delle attività. Il primo progetto era Cucendo l'integrazione, si chiamava, con queste signore che erano molto brave, diciamo, a cucire, a ricamare, a lavorare a maglia, uncinetto, insomma, si preparavano dei lavori, dei piccoli lavoretti, che poi sono stati venduti al mercatino, che ho organizzato sempre qui dall'American Corner, che si è svolto il 13 dicembre 2019. Sì, insomma, questa è la prima, diciamo, è stato il primo progetto, diciamo, con questo gruppo di donne. Molti erano albanesi, poi hanno partecipato pure delle signore iraniane, siriane e del Kosovo. Andavano a scuola di italiano, ma poi non era che avevano tanto motivo di uscire per fare qualcosa, quindi loro erano contentissime, diciamo, di partecipare, tutte di partecipare a quello. Cioè, era un modo, cioè, una scusa o un motivo per uscire da casa e essere utile, diciamo. Dopo, per tutto il 2020, nel secondo, diciamo, la seconda step, la seconda fase era, che ancora, diciamo, poi è stata interrotta, ma quindi speriamo di riprendere presto, la realizzazione delle borsette per uso, che si chiama, era un progetto 28, delle borsette, eccole lì, che dovevano essere utilizzate da donne durante, diciamo, il periodo del mestruale, diciamo, quindi infatti si chiama 28 perché il ciclo è, insomma, ogni 28 giorni. E queste sono delle borsette, infatti erano proprio progettate per essere, diciamo, insomma, per essere riempite dall'occorrente necessario durante il ciclo mestruale. La finalità era quella di venderle e partecipare a questi mercatini, diciamo, di città e quindi vendere questi prodotti confezionati qui all'American Corner. La parte, tipo, divertente, tutto è stato divertente, ma ancora più simpatico era che queste signore avevano il piacere, diciamo, di come, cioè, noi davamo il nostro tempo e la nostra passione, loro volevano dare a noi un momento di piacere, che era, quindi preparavano da mangiare, è successo 3-4 volte, preparavano queste loro specialità albanesi o, diciamo, iraniane, insomma, cioè, preparavano da mangiare e mangiavamo qui, diciamo, riscaldavamo il cibo che loro portavano già preparato da casa e quindi c'erano questi pranzi luculliani, buonissimi, di specialità balcaniche, diciamo così. Ma poi anche questo però è stato interrotto perché poi c'è stato un periodo in cui, diciamo, non si poteva più, e quindi poi niente. Riprenderemo, mi auguro. Ma non vediamo l'ora di ricominciare, diciamo, a fare.
a fare anche altri progetti con Denise, ci eravamo informate di capire come si poteva fare per aprire un ristorante multietnico per queste signore che veramente erano bravissime a cucinare e quindi diciamo, insomma, cercare di aiutarle comunque, diciamo, per aprire comunque una strada in questo, insomma, in realtà abbastanza complicata per noi, figurarsi per loro, diciamo, ecco.